Ce l'ha messa proprio tutta il Pisa, tanto che alla fine quasi non stava più in piedi, ma ce l'ha fatta, anche grazie a due rigori. C'erano, e lo vedremo, come ci sono domeniche più domeniche delle altre. È finita 3-2 con il Cesena, ma se la son vista brutta i nerazzurri. Ma andiamo per ultima. Al fischio parte di gran carriera il Pisa e tiene palla e gioco, mettendo in affanno più di una volta la difesa bianconera, ma esponendosi anche al contropiede del Cesena, che al 24esimo va in gol con questa cavalcata a tutto campo di Sciocci. Bel colpo al mento, il Pisa però non cade, traballa e si ributta tutto in avanti, forse un po' troppo, riaprendo spazi agli ospiti, che al 33esimo raddoppiano ancora Sciocci, ma per Silas solo davanti a Simeone, 2-0. Potrebbe essere il colpo del KO, gela anche il presidentissimo Anconetani. Ma vediamoli i due gol pisani. Il primo è al 35esimo. Dolcetti viene atterrato in aria, rigore, è il primo dei due. Padovano lo trasforma di forza. I nerazzurri sentono che possono farcela ed insistono al 41esimo, pervengono al pareggio. L'azione è da Cardiopalmo, punizione di Neri, doppia prodezza di Fontana, che nulla però può su Padovano, è il 2-2. Nella ripresa tutto nerazzurro il primo quarto d'ora, ma la prima palla gol è del Cesena, anzi doppia, e parte dai piedi di Sciocci, lo blocca prima una prodezza di Simoni, poi la traversa. Scalogna, capita, suda freddo il Pisa. Poi la partita comincia a ristagnare fra il centro e le tre quarti. Qualche fallo di troppo, tre sostituzioni e all'81esimo il gol della vittoria nerazzurra. Bella l'azione dei padroni di casa, entra in area Simeone ma viene atterrato. Rigore, dice Magni, e inutili sono le proteste dei cesenati. Come la pensano veramente non è dato di saperlo, alla fine hanno fatto silenzio stampa. Ancora Padovano dal dischetto, ma questa volta con tocco vellutato. E potrebbero essere quattro i gol nerazzurri se Piovanelli non venisse anticipato un istante prima del tiro, ma a quanto pare il sale sparso dal presidentissimo Anconetani prima dell'incontro, il sale antimalocchio, ha già fatto tutto il suo effetto. Mister Lucescu, è tornato il Pisa delle prime giornate? Credo di sì, sul piano agonistico, sul piano caratteriale, anche sul gioco d'attacco, credo che sì.